Prosegue il trend positivo per This Is Ideal. Chicco ha confermato il gruppo, in particolare l'agenzia creativa, per tutta la creatività legata alle linee moda e fashion. Una conferma che segue in realtà anche un'altra acquisizione, incarico che Ferretti Group ha affidato sempre all'agenzia per il lancio del nuovo Riva Perseo. Insomma, un bilancio decisamente positivo. Per fare il punto sull'andamento della holding This Is Ideal, oggi incontriamo Giorgia Tosato, che è Chief Vision Officer. Buongiorno, Giorgia. Tutto Ciao, buongiorno Elena, come stai? bene, grazie. E incontriamo anche Mattia Garofalo, che è Managing Director Business Unit all'interno della holding This Is Ideal. E poi proprio Mattia ci spiegherà meglio il suo ruolo e la business unit che dirige. Buongiorno, Mattia. Buongiorno, grazie. Cominciamo subito raccontando questo periodo, no? Per la holding, un periodo positivo che sicuramente cavalca un po' la ripartenza del mercato, ma è così, come dire, tutto bello o ci sono ancora degli elementi di criticità che un gruppo come il vostro si trova ad affrontare in questo periodo? E nel caso positivo, quali sono? Allora, noi siamo decisamente contenti, come hai anticipato tu e come insomma ci siamo un po' raccontati in queste ultime settimane. Ci sono dei trend decisamente positivi sia per l'agenzia Ideal che ha messo a segno insomma, due bei successi uno dopo l'altro, ma poi anche ci stavamo prima ricordando un po' il nostro ecosistema. This is Ideal è una holding che è composta da queste sei insegne differenti che lavorano in maniera indipendente e separata, ma anche a servizio l'una dell'altra. Quindi questa interdipendenza ci descrive molto bene, soprattutto da un punto di vista di scambio e di moltitudine, no? Questa nostra moltitudine è interessante proprio perché diverse competenze abitano luoghi diversi, ma che sempre poi lavorano insieme e si contaminano. E questa è la bellezza di essere così vari e soprattutto indipendenti. Non possiamo ignorare, credo nessuno di noi della nostra industry, i limiti e le difficoltà che ci siamo trovati di fronte in questi Certo. ultimi 2 anni, che sono stati importanti, sono stati anche decisivi, no? Noi siamo abituati, per come siamo strutturati nella nostra civiltà occidentale, a promuovere in modo costante l'idea che sia possibile tenere tutto sotto controllo e che occorra cercare soluzioni precise e rapide a tutto, ma non abbiamo coltivato un attributo decisivo per l'adattamento, no? Perché è di questo che parliamo oggi, quando parliamo di difficoltà, di adattarsi in un contesto che è super mutevole, e questo moderno ma sempre più necessario attributo è proprio la tolleranza dell'incertezza. Tollerare l'incertezza, per me significa venire a patti con l'assenza di soluzioni immediate e accogliere anche la possibilità del fallimento oltre a quello del successo. E nonostante si pretenda sempre di risolvere tutto e di trovare una risposta a tutto, la verità è che oggi è sempre più impossibile e a volte le risposte e le soluzioni arrivano con il tempo, altre volte invece semplicemente sono proprio impossibili perché l'umanità non conosce tutto e le aziende e le agenzie non hanno sempre tutte le risposte. Quindi, per me oggi quello che ignoriamo spesso supera quello che conosciamo. La grande difficoltà di questi 2 anni è contenere il bisogno di risposte immediate che arrivava dall'interno ma anche dall'esterno e contenere il senso di smarrimento innanzitutto, delle nostre risorse che abbiamo dovuto affrontare con grandissima responsabilità, con grande coraggio, concentratura e contenere anche spesso la paura di non farcela, la distanza, la disgregazione. Le grandi difficoltà di questi ultimi 2 anni sono state per tutti noi i nostri stessi limiti, proprio come esseri umani, che con grande onestà e anche umiltà abbiamo dovuto guardare in faccia, abbiamo riconosciuto e dai quali siamo ripartiti. Ad esempio, l'home working, che è un tema dibattutissimo naturalmente, è stato necessario ma anche devastante per il nostro ritmo. Si lavora di più e molto peggio e in moltissimi si sono persi, anche da noi. Quindi per questo noi abbiamo deciso di dare facoltà di scelta per l'home working, ma in moltissimi in realtà abbiamo scelto di rientrare, di farlo subito, per ritrovarci e per riflettere sul cambiamento che ci aspettava.
Ecco, tu hai parlato di limiti e difficoltà che però voi siete riusciti prontamente a gestire e anche a superare e a surfare, proprio il caso di dirlo, con una buona organizzazione, anche proprio con una prontezza e anche una tolleranza. Quindi adesso, diciamo, il mercato comunque si sta un po' riconfigurando intorno a una ripartenza. Qual è la principale sfida che il gruppo, ecco, si sente di affrontare? Come la sta affrontando? Magari anche forte di quali risultati che ha conseguito in questi mesi? Beh, oggi il punto, devo dire, per chi fa il nostro mestiere è sempre di più rimanere rilevanti. Quindi emergere in un contesto che oggi vede la moltiplicazione dei touch point, dei canali, le integrazioni, dei contenuti e la moltitudine degli stimoli. Quindi questa capacità di rimanere rilevanti è fondamentale anche nella misura in cui sono spesso e spesso la puntualità della cura delle risorse che fa questa capacità di stare in questa rilevanza. Quindi questo secondo noi si ottiene grazie alla forza delle idee e quindi di chi le abita, di chi le costruisce, alla capacità della nostra creatività di suscitare interesse, di generare senso di appartenenza e anche di stare nello spirito del tempo, che è un tema proprio su cui noi ci battiamo tantissimo, cioè certo, stare proprio nell'on time e costruire idee a partire da quello che è la nostra cultura, il nostro tempo moderno, insomma ci sta raccontando, quindi essere la voce del tempo. E, oltre a questo... Diciamo, ha fornito... Diciamo, vi ha dato un boost per comunque avere dei risultati concreti di business in questo ultimo mese dell'anno. Assolutamente, assolutamente sì. Io credo, e lo difendo sempre, che noi agenzie abbiamo proprio il dovere etico di essere, di dire la verità, anche quando è difficile. Ma dire la verità significa a volte contraddire e a volte semplicemente restituire uno scenario che in un'azienda magari non si osserva, perché un'azienda è un circuito un po' più chiuso, l'agenzia invece è un sistema aperto e deve essere aperto proprio. Diversamente non è in grado di osservare tante cose che invece noi dobbiamo sapere. E quindi proprio per esempio l'adattamento dei linguaggi al tempo presente, delle community, no? Che sono mutevolissime e stanno diventando sempre di più i nostri nuovi target ormai. Il 2021 il gruppo arriva a una crescita importante, perché stiamo parlando del quasi 20% più rispetto al 2020. Questo significa che, insomma, che i numeri, che il business, che anche questo tipo di attitudine ci sta dando ragione sul mercato. Cresce, come ti dicevo, tantissimo l'area degli eventi e l'area digital e social media, quindi stiamo curando moltissimo le nostre due società che fanno questo, che sono Liveson e OutNow, e la nostra performance rimane decisamente buona, molto al di sopra della media del mercato, quindi siamo contenti, gli sforzi ci stanno premiando. Abbiamo visto l'approccio del gruppo e abbiamo visto anche i risultati. Ovviamente i risultati non vengono mai da soli, ma vengono grazie a progetti, a volte outstanding, a volte anche semplicemente targetizzati, e, insomma, in grado di portare proprio nell'emotività dei consumatori i valori dei brand. Direi che di questo argomento è fondamentale parlare con Mattia Garofalo, al quale innanzitutto chiedo... Tu dirigi una importante business unit all'interno della holding This is Ideal. Se ci puoi spiegare esattamente qual è, come dire, tutta l'area di business che tu appunto sovrintendi e quali sono stati fino ad oggi, ma anche i progetti, insomma, che avete in cantiere, proprio i progetti e le campagne che più vi hanno caratterizzato quest'anno e che sono stati proprio premiati dal mercato, generando poi risultati di business per le aziende e clienti, ovviamente anche per voi. Certo, innanzitutto grazie della domanda e ciao a tutti. Allora, parto un po' da raccontare la nostra natura. La nostra area di business è principalmente legato all'advertising concepito anche in modo un po' più tradizionale, quello che una volta si definiva l'ATL,
anche se oggi l'ATL puro forse non esiste, parliamo più di qualcosa che è through the line. Noi come clienti abbiamo principalmente dei clienti a contratto e che richiedono un approccio strutturale al rapporto. Cosa significa questo? Spesso ci occupiamo di rapporti tra HQ e mercati individuali e perciò si pensa anche a come una determinata creatività possa vivere in mercati e all'interno di culture diverse. Cosa significa per noi poi essere la business unit della holding? Innanzitutto è una responsabilità in qualche modo. Se penso agli ultimi anni, noi possiamo dire di aver creato più di 150 campagne stampe, oltre 40 TVC, una ventina di radio, intrapreso progetti di global rebranding, disegnato e lanciato una serie di prodotti. In ognuno di questi progetti noi dobbiamo tenere fede alla promessa dichiarata dal payoff della holding, che è We Build Story Worlds, ma non solo. La nostra natura, come dicevo prima, è in qualche modo di guidare delle relazioni strutturate e complesse con i nostri clienti e perciò ci troviamo spesso a lavorare in sinergia con le altre agenzie del gruppo, proprio per assicurare che ci sia quel world building che abbiamo citato nel payoff. Noi non dobbiamo mai pensare al proprio, ma dobbiamo anche riuscire a coordinare e guidare anche progetti di altri stakeholder e questo richiede un salto mentale di leadership che non è per nulla scontato riuscire a fare. Oltre a questo, a livello di business, essere la business unit della holding significa riuscire a garantire un'adeguata diversificazione delle attività e dei clienti, perché noi dobbiamo garantire una base solida a tutte le altre agenzie del gruppo ed è un po' come se adottassimo il principio dei vasi comunicanti, ma il nostro vaso deve essere sempre pieno. Quali sono i progetti che ci hanno caratterizzato maggiormente? Non posso fare a meno di citare il lancio globale di 500 con DiCaprio, la multiserie di Alfa Romeo con Kimi Räikkönen, la multisoggetto con Condé Nast, la campagna Le risposte che cerchi di Reale Mutua, la nuova campagna globale di Saipem e poi il progetto di rebranding integrale di Bosca. In modi diversi e sfruttando linguaggi e stili differenti, ognuno di questi progetti ha messo in scena un vero e proprio mondo narrativo, ognuno con i propri topoi e tropi. E questo è quello che rappresenta quella che è l'intenzione alla base della business unit, riuscire a creare degli ecosistemi complessi con multipli punti di entrata. Personalmente io sono sempre stato fermamente convinto del valore della teoria dell'eteroglossia di Bakhtin, cioè che la vitalità in un'opera narrativa derivi dalla sua capacità di mischiare linguaggi diversi per riflettere la complessità del mondo circostante. E in queste campagne io ne ritrovo le tracce. Insomma, è un po' un riflesso della non tanto vostra complessità interna, ma della vostra, come dire, orchestrazione interna, no? I progetti sono proprio il, come dire, sì, un po' il riflesso, il frutto di come voi siete riusciti a orchestrare una vera e propria holding con tutte le discipline che vanno a toccare tutti i touch point per creare proprio degli storytelling che poi vengono ricordati e vengono anche premiati. Senti, ma che ruolo hanno esattamente i current affairs nell'advertising? Ecco, ringrazio per la domanda, è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Oggi, se ci riflettiamo un attimo, e non dico nulla di sorprendente, viviamo in un flusso continuo di notizie e di immagini in cui rischiamo che gli avvenimenti non lasciano più traccia nella mente delle persone. Se noi pensiamo alle generazioni precedenti, penso ai miei genitori, qualunque avvenimento lo si cita, sanno dire esattamente che mese e che periodo fosse. Noi abbiamo una difficoltà immensa a ricordarci ciò che succede. E allora questo determina lo sforzo che noi abbiamo. Come ha detto prima Giorgia, il nostro obiettivo è sempre essere rilevanti. Ma perché? Perché se non siamo rilevanti stiamo solo creando rumore, che è il nostro rischio maggiore. Per fare ciò, noi non possiamo esimerci da considerare tutto ciò che ci sta capitando intorno. Tra la coda, o almeno speriamo che sia tale, della pandemia, la crisi climatica, i conseguenti disastri, la frammentazione di internet, la crescita esponenziale dell'arte digitale, the Great Resignation. Stanno accadendo alcuni cambiamenti che oserei addirittura definire generazionali. Ci chiedono di riflettere proprio sugli assiomi di base con cui siamo cresciuti: la centralità del lavoro, la costruzione identitaria, il mito del progresso continuo e l'evoluzione lineare del pensiero e della specie. La consapevolezza di tutto ciò è fondamentale.
perché se non la si ha, si rischia di lanciare messaggi nati vecchi oppure di risultare irrilevanti, incapaci di intercettare quelle tensioni culturali che riescono a elevare il brand a far parte dello zeitgeist. Se il nostro obiettivo è quello di essere sempre rilevanti, come potremmo esserlo senza tener conto dell'evoluzione del nostro target? Senti Mattia, facendo leva anche un po' su tutta la tua expertise di professionista proprio anche della creatività, no? Oltre che di manager a capo di una business unit, in questo periodo diciamo che la creatività è sempre più contaminata anche dall'intelligenza artificiale, che però deve sempre andare di pari passo, insomma molti creativi insegnano anche con l'aspetto proprio più umano, no? Con anche le verità dell'uomo, le verità dello human brain. Ecco, che anche e soprattutto nei vostri progetti, in generale nella comunicazione di oggi, che equilibrio può esistere tra appunto un mondo guidato dall'intelligenza artificiale e l'importanza del talento, della componente umana? È una domanda complessa, ma credo che sia in assoluto uno dei temi più importanti che ci troviamo ad affrontare, non solo come creativi o come agenzia, ma a dir la verità tutta la società umana. Parto da un presupposto: noi non possiamo proprio dimenticarci della natura del cervello creativo e del pensiero laterale, cioè un metodo che ci porta a fare collegamenti che non sono necessariamente ed immediatamente logici. Ogni tanto bisogna fidarci di noi stessi e fare quello che in inglese si chiama un leap of faith e fidarci del nostro istinto, perché è quello che ci porta a realizzare o comprendere quali sono i cambi di paradigma in luce. La storia della filosofia, dell'arte, la scienza, del pensiero umano è contraddistinta da questi momenti di grandissima intuizione, e poi la tecnica e il metodo servono per mettere quel pensiero a sistema. Noi dobbiamo tener conto del fatto che esiste una fondamentale distinzione tra l'informazione da un lato e la comprensione dall'altro, tra i data e insight, ed è in quel gap che la creatività prende vita. Ormai noi viviamo in una cultura guidata da template, filtri, scelte algoritmiche, un destino denotato dall'intelligenza artificiale, quindi è evidente che non si può ignorare questa rivoluzione, ma quello che ci riesce a far fare il salto e rendere la comunicazione e la narrazione to cure universale rimane la comprensione della verità umana, cioè come la persona vive e sente la cultura che lo circonda. Bisogna riuscire a tenere insieme questi due aspetti per portare le nostre comunicazioni, i nostri progetti a un livello superiore. E noi siamo curiosi di vedere quali progetti innovativi in grado di proprio creare una commissione ideale tra questi due aspetti This Is Ideal riuscirà a raccontare, insomma, a lanciare sul mercato. Nel frattempo io vi ringrazio davvero Giorgio e Mattia per essere stati con noi e per averci raccontato proprio la vision di This Is Ideal, e vi do appuntamento al nuovo anno con tutte le prossime novità. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie, ciao. Buon lavoro.